fronte somalo, gli ufficiali convengono al quartier generale per ricevere gli ordini da Sua Eccellenza il generale Graziani. Nella vasta pianura, in attesa dell'ordine di partenza, sono schierati in quadrato i fedeli Dubat, che tante pagine d'eroismo hanno già al loro attivo in questa campagna che apporterà a genti del loro stesso colore i benefici di cui essi già godono, con un giusto governo di millenaria civiltà. Ogni avanzata richiede un'imponente scorta di mezzi e vettovaglie. Ecco una colonna di trattori del genio pontieri. Trasportano barconi ed attrezzi che permetteranno il traghetto di interi battaglioni attraverso il fiume per raggiungere le posizioni più avanzate. L'ordine di partenza è stato diramato sul campo e le colonne di Dubat prendono l'avvio unitamente alle salmerie cammellate. Dopo una lunga marcia nella pianura, ecco le sponde del fiume. Mentre i nostri avanzano sull'altra sponda, le popolazioni liberate colgono l'occasione per trasportarsi con tutte le loro masserizie attraverso il fiume e venire a cercare protezione e tranquillità nelle nostre retrolinee. Qui presso, un nucleo di nemici caduti prigionieri, evidentemente disarmati dall'umano trattamento che ricevono e al quale certo essi non sono abituati, si prestano di buon grado a spiegare ad un gruppo di giornalisti della stampa estera presenti le punizioni più comuni in uso nell'esercito di Ras Desta cui appartenevano. Su queste terre del tracotante Ras, che diramava la stampa continua e smargiassate sull'offensiva che avrebbe dovuto portarlo fino a Mogadiscio, non rimane altro che il suo apparecchio radio che serve ora a Sua Eccellenza il generale Graziani.